Schirama, Dolomiti, Adamello, Brenta. Questo comprensorio sciistico che raduna 8 eccellenze turistiche della nostra Italia, partendo da est verso ovest, l'Alpe Cimbra, Folgheria, Luserna e Lavarone, il Bondone, Paganella, Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgheria e Marileva, Peio, per arrivare a Ponte di Legno e Tonale. 380 km di piste, 150 impianti fruibili con un unico skip. Siamo con Alessandro Mottinelli di Ponte di Legno e Tonale, questo comprensorio che con 100 km dà una grande visibilità a questo schirama. Il perché anche voi di Ponte di Legno e del Tonale aderite a questo schirama? La nostra peculiarità è quella di essere a cavallo tra due regioni, tra due province, quindi si unisce la Lombardia al Trentino. Ecco che tanti anni fa hanno voluto che questa appendice occidentale si unisse appunto a questo grande schirama, che ha avuto un'intuizione di proporre su un'unica mappa tantissimi impianti, 350 km di pista, e quando si fa promozione è importante proporsi con un prodotto molto forte. Ecco che da Ponte di Legno a Folgheria siamo un unico prodotto. Un unico prodotto con 8 eccellenze, ma 8 località che hanno tutte una peculiarità. Certo, noi ci vantiamo di avere il ghiacciaio a 3000 metri, un ghiacciaio completamente rinnovato, una riqualificazione ambientale che ha fatto pulizia di tutto quello che c'era prima in ghiacciaio, e oggi veramente c'è una cabinovia che ci porta a 3000 metri, quindi anche i non sciatori potranno salire a 3000 al Passo Presena e affacciarsi sul magnifico pian di neve. Schirama che è per il mercato straniero ma anche per l'Italia. Assolutamente sì, anzi molto forti sull'Italia, perché sappiamo gli italiani sono molto esigenti, quindi con un unico ski pass poter scegliere tra 8 località con tante peculiarità che differenziano l'offerta, per l'italiano sicuramente è un grande vantaggio. Voi offrite, avete detto, il ghiacciaio a 3000 metri, ma soprattutto anche la visione del parco naturale dell'Adamello, che è una grande novità di questo inverno. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere addirittura tre parchi, perché con questo affaccio sul pian di neve possiamo veramente dominare il parco dello Stelvio alle nostre spalle, di fronte il parco Adamello Brenta e poi a ovest il parco dell'Adamello, quindi veramente immersi nella natura. Immersi nella natura, maggiori informazioni sul sito schirama.it, dove ci sono tutte le offerte. Sicuramente, e poi oltre al ghiacciaio abbiamo i magnifici campetti, anche questa è una nostra caratteristica, il Passo del Tonale, per le famiglie, tanto sole e bei campetti per i bambini. Si è svolta a metà marzo a Bielmonte, sull'Alpe Biellesi, il primo slalom aperto indifferentemente a sciatori sordi e udenti. Scialis, il nome unisce la voce del verbo sciare con il nome della lingua dei segni, LIS, appunto. Più che i tempi, in questo caso hanno contato la gincana per superare le barriere, e le diversità e la raccolta della somma finale, somma ricavata che è andata a sostegno dell'insegnamento della lingua dei segni nelle scuole della zona piemontese. Il comune di Cossato, in provincia di Biella, da oltre 20 anni promuove questo particolare tipo di bilinguismo, una manifestazione alla quale ha aderito con grande entusiasmo Cristian Ghedina, il campione di Cortina giunto per la prima volta a Bielmonte. L'ex discesista azzurro ha sposato l'evento Scialis e ha fatto da apripista della manifestazione, imparando alcune parole in lingua dei segni e intrattenendosi con adulti e bambini, sordi e non, con la sua consueta simpatia. Un evento che dimostra che siamo tutti uguali, pur nelle nostre diversità, per condividere la passione dello sci e la montagna, un evento sportivo che unisce le persone abbattendo ogni barriera con tanta allegria e divertimento. Il resto lo hanno fatto le gare, la festa con tanti bambini presenti sulla neve. Scialis è stato organizzato dalla scuola di sci Montemarca, da anni attiva con corsi aperti anche ai sordi, in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi Sezione di Biella, l'Associazione dei Genitori Vedo Voci e con l'area USF, Università Scuola e Famiglia, dell'Ente Sordi a livello nazionale. L'outdoor, il turismo all'aria aperta, il vivere all'aria aperta, godendosi le bellezze della nostra natura, è una delle realtà più importanti della nostra vita. Siamo ai 2000 metri dell'arrivo della cabinovia Cinque Laghi a Madonna di Campiglio. Vedete dietro di me le bellissime Dolomiti di Brenta, patrimonio mondiale dell'umanità. Una bellissima giornata di sole, tanta neve, aria buona. Questo è l'input per chi ama la montagna. Si sia alla grande qui a Madonna di Campiglio già da Sant'Ambrogio, una stagione che va avanti sino a Pasqua. Siamo con Francesco Bosco, che è il direttore delle funivie di Madonna di Campiglio, nonché
anche presidente dell'ANEF, l'Associazione Nazionale Esercenti Funivari. Allora, inizio di stagione difficile, Francesco, ma voi impiantisti avete fatto il massimo qui a Campiglio, ma in tutto il Trentino, diciamo anche in tutta Italia, per far sì che la domanda e l'offerta sciistica non abbia avuto inceppamenti. Sì, è stata ancora una stagione in sofferenza per quanto riguarda la neve naturale, un inizio di stagione difficile, soprattutto per le stazioni non dotate di innevamento programmato di una certa potenza. Fortunatamente Campiglio aveva investito pesantemente in questo settore e anche quest'anno a Natale avevamo già sparato oltre 1.200.000 metri cubi di neve programmata, che magari, dico a qualcuno, può dire poco, ma tanto per rendere l'idea, è come innevare con 50 centimetri di neve 300 campi da calcio, e ricordo che le dimensioni di un campo da calcio sono 110 metri per 70. Questa è la quantità di neve prodotta che ci ha permesso di fare un grande Ponte dell'Immacolata, un ottimo dicembre, un grande Natale e poi proseguire nella stagione, perché è una stagione che, come sempre, viene programmata, dico, con largo anticipo, soprattutto dai tour operator stranieri che vogliono garanzie di neve, oltre che un grande demanio sciabile e una ricettività alberghiera come Campiglio sa offrire di qualità. E ancora quest'anno, ripeto, sarà una stagione da ricordare, una stagione che, come accennavi poc'anzi tu, proseguiremo sicuramente fino a Pasqua, e se l'innevamento ce lo consentirà arriveremo magari forse anche il 25 aprile nella zona del Grosté, che è una zona molto alta che arriva a 2500 metri ed è esposta anche a nord, perciò questo ci consente di fare uno sci primaverile veramente di qualità. Tutto questo fa sì che il plus di Campiglio è sicuramente invitante, ma poi anche un fascino la storia, la 3-3 che ogni anno voi avete saputo rivalutare, ormai che è un appuntamento fisso nel panorama sportivo nazionale ma sicuramente mondiale. Ma tutto serve, chiaramente la 3-3 ha contribuito moltissimo, ricordo i dati di ascolto che sono veramente dati che ogni volta superano i 250 milioni di contatti televisivi, perciò è una grande immagine che viene esportata in tutto il mondo. La storia di Campiglio, che è una bella storia, una grande storia, la storia delle funivie Madonna di Campiglio, che ha 70 anni e perciò, dico, anche lì, sfogliando, dico, le pagine di funivie, il sito, si colgono determinate situazioni, tutto questo aiuta a fare immagine, ma oltre a immagine c'è tanta sostanza e questa sostanza viene chiaramente premiata. Finale di stagione importante in Val di Fiemme, infatti si è svolta sulle nevi di Pampeago la finale della Coppa Italia 2017 all'interno della festa finale Master organizzata dallo Sci Club Guastalla in collaborazione con lo Ski Center Latemar. 5 gare con un super gigante, 3 slalom gigante ed uno slalom speciale, con 3 gare valide per l'attribuzione dei punti per la Coppa Italia 2017, un grande evento per il fine stagione invernale con numeri da record. Il totale degli atleti iscritti nei 3 giorni ha superato le 1000 unità, record nazionale, a conferma del successo della manifestazione, e tale l'affluenza di atleti ha portato gli organizzatori a predisporre uno staff di persone dedicate alla lisciatura della pista sullo stile della gara in Coppa del Mondo, per permettere un regolare svolgimento delle gare per tutti gli atleti, ma soprattutto in massima sicurezza. Un bellissimo risultato per celebrare il 16° anno della manifestazione e anche 40 anni dello Sci Club Guastalla, una prova di efficienza da parte di tutto lo staff dell'associazione che quest'anno, per valorizzare ulteriormente le finali della Coppa Italia, ha apportato novità sia sul piano agonistico sia sul piano enogastronomico. Nel villaggio si è svolta per 2 giorni la festa enogastronomica, con una ricca degustazione gratuita di prodotti trentini, emiliani e lombardi, aperta a tutte le persone presenti nella località. 1.400 atleti iscritti, 14 regioni presenti, dalla Calabria alla Val d'Aosta, 32 province e oltre 120 società hanno dato lustro a questa manifestazione agonistica, ormai arrivata alla sua 16° edizione, numeri che collocano la manifestazione alla Val di Fiemme al primo posto in Italia per numero di partecipanti in gare ufficiali FISI, un evento che chiude la stagione invernale in Val di Fiemme con l'arrivederci all'inverno 2018.
Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Sport Door TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e agli sport all'aria aperta. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane e su diverse TV nazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportdoor.tv oppure sulla pagina dedicata di Facebook. Grazie per averci seguito, abbiamo parlato di montagna, neve, sport invernali di questo inverno 2017. Ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza. Ciao e arrivederci da Floriano Maboni.